però ci sa fare con la canzoncina iniziale. Però sarà che so che ha a che fare con i dinosauri sto gioco. Ma io adesso sento Jurassic Park. Non so voi, ma io sì. Ehi, hey, gente, questo è il video del benvenuto sul canale con l'inizio di questa nuova serie. Oggi siamo qui con Ark Sopravvivenza Evolved, un gioco del quale molto probabilmente uccideremo, domeremo e quasi sicuramente porteremo all'estinzione i dinosauri. Un gioco che mi avete consigliato in molti, il gioco di sopravvivenza per eccellenza per alcuni di voi, che dovevo assolutamente provare. E sono rimasto incuriosito, la votazione è stata quella, e infatti eccomi qui a divertirmi assieme a voi. Sappiate che non mi sono spoilerato in alcun modo il gioco, quindi abbiate pazienza per la mia ignoranza, ma credetemi, sarò un pro in men che non si dica. Le strutture di paglie sono più facili da costruire, ma possono essere facilmente rinforzate. Cos'è questo coso? Oh mio Dio! Oh, 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 oh. Sembra fatto di metallo! Hulk, ma meno verde! È bellissimo! E la cosa che adoro è il fatto che il cervello sia al posto giusto. E noi di cervello ne abbiamo in abbondanza, apparentemente. È stupendo! Oh mio Dio! Comunque alla fin fine io spendo poco tempo a customizzare il personaggio perché, come ben saprete, alla fine, l'impacchettamento... Scusate, ho il pacco per la testa. L'impacchettamento non è la parte importante, ma è il contenuto, ciò che rappresenta veramente chi siamo. E noi di contenuti ne abbiamo da vendere. Anche di impacchettamento in questo caso, non scherziamo. Comunque, passiamo alla cosa che importa veramente, il nome del personaggio. Noi dobbiamo capire quale potrebbe essere un nome leggendario, un nome che rimanga negli annali di YouTube. Un nome che una volta pronunciato faccia pensare a una creatura leggendaria come il sottoscritto. Potrebbe essere... Ce l'ho. Noi ci chiameremo Uga. Uga! Sei tu quello che stavo aspettando? Potresti esserlo? Ci spero veramente. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember? Sono passati così tanti cicli dall'ultima volta che l'ho vista. Mi ricordo ancora che cosa sia la speranza. Non ero neanche sicura che ti avrei mai incontrato. Le possibilità si stavano semplicemente moltiplicando. Credo che in fondo io stessi solo perdendo la speranza. E loro sono... Loro chi? Chi è diventato più forte? Chi sono i miei nemici? Tu devi raggiungermi. Tutto dipende dalla tua sopravvivenza. Sei messa male, zia. Sei messa male. Conquista questo mondo. Fatti amiche più creature possibili tra quelle che incontrerai. Accresci la tua forza e le tue abilità. Esplora questo posto come io ho fatto molto tempo fa. Metti i pezzi insieme e trovami, sopravvissuto. Potresti essere l'unico in grado di farlo. Io ti ripeto, zia, te l'ho detto 20 secondi fa, ma se tutto dipende da me, alzo le mani perché siamo messi male. Però mi piace molto che comunque sia un gioco di sopravvivenza dove puoi fare quello che vuoi, ma ti danno comunque una modalità storia. Cos'è quella roba? Cos'ho nel polso? Una gemma del potere, ragazzi, cos'è quella roba? Spero che non ci sia Thanos a cercarmi, perché se Thanos mi becca... No, in realtà credo, ci siamo visti. Cioè, come apro il menu? Oh! Cioè, credo che a Thanos proprio gli rifaccio la dentatura se si fa vedere. Cos'è questa roba? Il tuo campione impianto, artefatto. Raptor Ark, cos'è questa roba, raga? Non lo so. Non grindable. Cos'è? Clic destro per più opzioni. Lascia, no, grazie. Posso raccogliere le pietre? Oh, posso raccogliere le pietre, mi piace. Posso prendere a pugni la roba? Oh, 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 oh. Dei pugni di metallo, raga. Pericolosissimi. Ok, questo non si raccoglie? No, questo no. Neanche, non si prende neanche a pugni. La legna non si raccoglie, ok? Devo testare se posso prendere a pugni un albero. Ok, sì. Ah, ma sto perdendo vita perché vedo del rosso. Già salito di livello, raga! Stiamo diventando sempre più potenti, stiamo accrescendo il nostro potere. Siamo fortissimi. Non credo che dovrei prendere troppo a pugni la roba, perché vedo che sto perdendo vita e non so come curarmi. Questo è un problema. Quindi, adesso, apri l'inventario per applicarlo. Inventario. Ah no, semplicemente la vita si rigenera così, consumando cibo. Ok, guarda come si consuma il cibo quando guarisco.
Ok, che cosa posso livellare? Credo che posso livellare tutto quello che voglio premendo più su qualcosa. Facile. Oh, oh, all'arma bianca! Ci attaccano, signore! Iniziamo male, ragazzi! Io vi prendo a pugni tutti! Fatti sotto, fratellino! Vieni qua, maledetto! Vieni qua, maledetto! Ti sei messo contro la persona sbagliata! Vieni qua! Io sono il miglior wrestling del Kentucky! No, via, 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 abbiamo poca vita! Manovra resivo numero 12! Girandola! Confondi il tuo avversario! Vieni qua, maledetto! Dove scappi? Dove scappi? Dove scappi? Ti ho messo paura, figliolo! Ti ho messo paura! Sei ferito! Oh! Sono ferito. Ho un osso rotto. Oh, oh, sì, ho un osso rotto. Come ha fatto questa schifezza a rompermi un osso? Cos'è? Mi ha morso le caviglie? Ah! No! Si è rialzato! No, stiamo per morire! Dove scappi, figlio? Vieni qua! Torna qui! Torna qui, non riesco a correre! Maledetto. Maledetto. Come faccio a curarmi? Questa roba? Vieni qua. Fatti prendere a pugni finché non mi darai tutto quello che hai. Carne cruda, posso mangiare... Oh, oh, no, sta ritornando! Sta per colpire di nuovo, non posso usare le pietre per Vieni qua! Credi che scappi? Credi che sia un codardo? Vieni qua, figliolo! Vieni qua! Vieni qua! Fatti sotto! Fatti sotto! Io ti prendo a pugni! Ce n'è un altro! Ce n'è un altro, signore! Stiamo per morire! Sta scappando, sta scappando! Vieni qua! Figlio di troia! Prendiamo a pugni questo, prima che si rialzi! Ragazzi, non riusciamo più a correre! Non riusciamo più a correre! Hai ucciso Kild! Ma sto perdendo sangue? Vedo la mia vita deteriorarsi. Sicuramente non ho più salute. Questo è un problema. Aspetta, so come livellare. Livella la salute? Vai, livella la salute. Posso sbloccare la roba. Ho 16 punti disponibili. Sta arrivando, sta tornando, signore. Cosa facciamo? Non abbiamo energie, non abbiamo vita. Prendilo a pugni. Sei finché uno di noi non cadrà, maledetto. Finché uno... Siamo morti insieme. Siamo morti tutti e due. Posso alzare le mani. Posso alzare le mani perché sono morto in maniera onorevole. È un bel modo per conoscere il gioco. Ah, sono svenuto. Sono svenuto ma non sono morto. Perché ho ancora la vita. Sono svenuto dalla stanchezza, ragazzi. No, si è rialzato lui. No, rialzati. Rialzati, brutto stronzo. Rialzati. No, sono vivo. Sono vivo. Vieni qua, maledetto. Vieni. Ora sono morto. Come mi sono suicidato? Ma non è vero. Ma non è vero! Sono bugie! Non è vero! Va bene, rinasci, va. Maledetto, non sono morto! Non mi sono suicidato, hai raccontato una bugia. Ok, quindi c'è il respawn. Probabilmente c'è anche una modalità più difficile dove non respawni più. Ma, oddio, eccomi qua. Zio, aspetta, ti vendicherò. Vieni qua, maledetto suino, che non sei altro. Beh, Uga, mi dispiace. Come rinascimento? Ho preso tutta la sua roba? Ah, quindi ho preso le sue abilità e sono diventato più forte. No, marcimento tra... Tieni premuto per più opzioni e per accedere al suo inventario. Dammi tutto quello che hai, Uga. Dammi tutto. Dammi tutto quello che hai. Non so cosa serve questa roba, il dodo. Ho paura ad evocarlo perché non voglio partire troppo avvantaggiato in quanto... Non so quanto sarebbe onesto. Bom, siamo a posto, direi. Ma le mie abilità rimangono se crepo? Come faccio? Avevo viste prima. No. Oh, questo è il menu di crafting. Ho premuto V, c'è il menu di crafting. Oh, il piccone, alla grande. È una torcia. Per la torcia mi serve la selce. Perché mi serve una pietra per farmi una torcia? Una domanda seria. Perché mi serve una torcia? Una pietra per farmi una torcia? Vabbè, facciamoci il piccone. Almeno questo me lo posso fare. Ok, ci mette un po' di tempo a craftarlo. Almeno... Avremo, senti zio, ti devo decomporre, mi dispiace, ti voglio bene ma... ma andavi scartato. E... No, via crafting, livello parto da capo, no il livello rimane, ok, quindi Uga è ancora a livello 3. Tribù di Uga, zampa. La carne la posso mangiare cruda? Cosa succede? No, vorrei vedere delle informazioni sulla carne. Niente, posso domesticare però gli animaletti. Questo... Ho 16 punti, quindi posso sbloccare l'ascia, la lancia, il fuoco da campo che sembrano essenziali. Poi, questi sono vestiti. Questo è per portarci dietro dell'acqua. Potrebbe tornare utile. Ah, ho finito i punti. Di già. Volevo farmi tutta la tutina. Non è che voglio stare in mutande tutto il giorno, eh. Ma io non lo so. Ma una domanda importante è... Come mi faccio una lancia? Quindi, apri il menu. Ragazzi, stiamo imparando la grande. Mi serve la selce, ok. Però abbiamo... Piccioni! I piccioni stanno attaccando sul mio territorio, ragazzi. Dobbiamo
crearci delle armi a distanza per difenderci. Perché purtroppo non ho le ali. Uga sarebbe perfetto se solo avesse le ali. Ora come ora sicuramente una creatura leggendaria. Cosa? Perché? Devo avere le mani nude per... Che cagata. Questa è una cagata. Devo avere le mani nude per raccogliere la roba. Vediamo cosa succede se prendo a picconate. Non posso raccogliere la roba. Oh mio Dio, è tremendo. Vimbacca, blubacca, nacrobacca, gialbacca. Sembrano tutte bacche velenose, se devo dire la mia. Madonna mia, sto raccogliendo di tutto di... Semplicemente raccogliendo la roba, spammando E. Sono salito di un altro livello, raga. Io adoro questo gioco. Mi piace come. Dovrei fare attenzione con la roba trasportata perché... Credo che pesi un po'. Oh, ecco dove si trova la selce. Io volevo solo della pietra. Anche metallo. Va bene. Spacca tutto. Porca miseria, l'abbiamo distrutta, l'abbiamo disinstallata sta roccia. A furia di prenderla a picconate. Ma con la potenza di Uga, questo è semplicemente normale. Allora, cosa posso fare? Inventario. Fammi un favore e salimi di livello. Cos'è questo errore di texturizzazione di sotto? Non so se sia normale. Non mi sembra. Ovviamente buttiamoci sul danno. Fondamenta di paglia. Questa è per la casa. Facciamoci una casa. Muro di paglia. Ho già finito. No, posso farmi qualcos'altro. Ingresso di paglia. Il soffitto. Avremo una casa senza soffitto, ragazzi. Però va bene lo stesso. Cosa devo... Non ci ha visti. Maschio. Allarma bianca! Hai scelto l'avversario sbagliato, ragazzo! Fatti sotto! Affronta il tuo peggior incubo! Vieni qua, suino! Vieni qua, suino! Vieni qua! Sono il più forte! E l'ho appena dimostrato! Ho preso a picconate un dinosauro gigantesco! Ho paura che ci siano i tirannosauri da qualche parte in questo gioco. Devo cercarmi una zona sicura dove costruirmi una casa. Sicuramente non posso farmi prendere a pugni finché... Finché, diciamo, mi pare piace. Però vedo che sto perdendo energia. L'energia come si recupera? Energia, vigore. Ma mi dici che sei a 100. Forse devo solo star fermo per recuperare il vigore. Ma, vediamo qua sotto. Prendiamo picconate anche i pesci. Oh mio Dio, ho funzionato. E sono salito di livello. Ma posso picchiare tutto in questo gioco. Mi piace. È come Uga dovrebbe essere. Se la violenza non basta, è perché non usiamo abbastanza. Uga comanda, capo. Uga dice. Uga. Cos'è quel raggio rosso? Dovremmo controllare, dite. La domanda è... Dovrei farmi anche un'ascia? Sì, dovrei farmi anche un'ascia quasi sicuramente, quindi fammi anche un'ascia. Premo I, ma no, è con la V l'inventario lì, il crafting. Quindi dovrei farmi anche un'ascia. Cosa? Non ho paglia? Ma va, Vangul. Mi serve della paglia. La paglia la raccoglievo distruggendo gli alberi, vero? Assolutamente sì. Guarda quanta paglia mi sta dando sto zio. Porca miseria. Tre picconate ho buttato giù un albero. Ma sono troppo forte. Ma io sono leggendario, raga. Ma io sono troppo pericoloso per questo mondo. Sono già salito di livello. Vabbè che magari adesso sto salendo di livello in 3 secondi e dopo ci metterò un anno, però... È bello comunque, salire di livello così... Ho sentito una creatura pericolosa. L'ho sentita. Non c'è da fidarsi di nessuno in questo gioco. Vediamo, inventario. Fammi salire di livello. Ci stai mettendo troppo a salire di livello, zio. Fammi la cosa più importante, quindi... Non lo so, vigore. Vigore è importante perché comunque se rimango senza vigore non posso correre, non posso... Non posso fare niente, virtualmente, quindi fatti il sacco a pelo. La porta di paglia? No, fatti il soffitto di paglio. La porta non è così importante, però diciamo che se ci piove in casa, lì possiamo avere dei piccoli problemi. La domanda è, adesso, come costruisco una casa? Con lo stesso modo? Devo fare così? Sì, devo fare semplicemente così. Mi piace. Vediamo, che è successo? Ottenuto, ma craft and background? Craft and background, lo zio, mi piace. Anche questo è bellissimo. Vediamo di piazzarla. No, metti qua. No, così. Mamma mia, sto già costruendo la mia prima casa, raga. Sarà una bellissima casa. Le fondamenta di Uga. Però ho 30 secondi per raccogliere la roba, se no mi attacco al cippo. Quindi sarà una casa, diciamo, monolocale a Milano da 8.000 euro. Perciò una stanza 4x4, 12 metri quadri. Quindi inventario, no. C...
Fammi vedere come si crafta. Una cosa che voglio fare è anche accendere un fuoco in casa mia. Ma la paura che ho è che accendendo un fuoco mi prenda fuoco la casa. Questo potrebbe essere un problema. Quando crafto non posso correre. Mi posso muovere ma non posso correre. Interesting. Poi di paglia ne sto trovando un botto, ma di legna non così. Tartarugona spinata. Sei amichevole? Ok, potrei anche volerti bene. Questa è una tartaruga bellissima. E poi, non so se posso dirlo, la voglio adottare solo perché ha il mio stesso colore della pelle. Grigio, grigio, ok? Non è razzismo, è fatto un mondo virtuale, un mondo non esistente, non vi arrabbiate con me. Faremo la tribù dei grigi, raga. Diffonderemo un razzismo molto subdolo, la tribù dei grigi. Tutto quel che dico è a fine parodico, eh. È a fine parodico. Non mi denunciate, vi prego. Comunque, costruiamo sta casa. Vediamo. Aprimi anche altre fondamenta, perché no? 4x4 ho detto, quindi fammi questo. 1, 2. Cosa? Ah, posso mettere solo tre oggetti di fila a craftare. Ancora? Posso salire di livello anche. Fammi... Ma se salgo di livello col cibo, vuol dire che ho più contenitore, ma ho anche il decremento del cibo. È più lento. Questa è una domanda molto importante. Velocità di movimento? Oh mio Dio, dovevi dirmelo prima, zio. Fionda? Sella per fiomia. Equipaggia una fiomia? Questo credo che mi servirà. La fionda anche mi servirà, però mi sembra più importante questa. In ogni caso, No, cosa? Non puoi posizionare. Come ho ostruito? Da cosa è ostruito? Ma maledizione. Ho fatto male i conti. Pensavo di riuscire a farlo, ma ho fatto male i conti. Maledizione. Allora, dovremmo improvisation, ragazzi. Dovremmo improvisation. Fammi pensare. Fammi pensare. Hai un'altra fondamenta. Sarà una 5 per qualcosa. Per 2,5. Fammi altre fondamenta. No, soffitto. Dove cacchio è la fondamenta? Serve fibra. Ancora. Hai rotto gli zebedei. Poi si raccoglie la fibra. Così. Togliendo il piccone. Premendo E a cazzo. Credo. Credo si raccolga così la fibra. Esattamente. Avevo proprio ragione. Quante ne so. Interessante. Devo costruire una casa, a prescindere. E anche una cesta dove mettere la roba, almeno gli alimenti. E anche dove mettere un fuocherello da campo per... praticamente... coso. Per sopravvivere. Fammi altre fondamenta, zio. Poi. Abbiamo quanti muri? Ce ne servono di più, sicuramente. Fammi altri muri. Ottimo. Poi, mettimi... Ehi, non mi ruttare, eh. Che io sono qui a un passo da attaccare qualsiasi creatura. Avevo paura per un attimo che mi passasse sotto la casa, raga. Avevo paura che strisciasse sotto le mie fondamenta. Allora, questo mettilo qui. Non credo che ci basteranno, ma... Mettile. Ottimo. Me ne servono tipo altre 1, 2, 3, 4, 5. Me ne servono almeno altre 5, ragazzi. Allora, La paglia non è un problema, tutto il resto è un problema. Ok, mi serve altra. Dovrei craftarmi un ash. Aspetta un attimo. L'ash credo che mi dia ancora più roba se taglio gli alberi rispetto al piccone. Dammi un attimo. Fammi un ash, zio. Fammi un ash, bellissima. Ok. Credo che mangiando la carne cruda mi ammalerò. Quindi dovrei evitare. Però una cosa che devo sperimentare è se mi dà più legna. Mi dà più legna, ok. Utilizzare il piccone è sbagliato. Cioè, non è sbagliato, dipende. Se vuoi più paglia, usa il piccone. Se vuoi più legna, usa l'ascia. Oh oh, sono sovraccarico, non riesco a muovermi. Oh oh, oh oh, è un guaio. Non riesco più a muovermi, allora fammi salire di peso. Risolto. Fammi salire di peso e... Questo devo ancora pensarci. Ok, posso muovermi molto lentamente. Mi piace. Mi piace come. Però abbiamo tutta la legna che ci serve, quindi è quel che conta alla fine. Ma non posso correre. Vabbè, tanto... Cosa? Non posso saltare, perché sono troppo carico. Sono troppo cicciobello. Ok, va bene. Va bene. Intanto tu costruiscimi quello che ti ho detto, quindi... Muro, mettilo sul 3. Mettilo qua. Cosa? Mettilo lì e non fare lo sbruffone con me. E fammi altre mura, quindi... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, abbiamo tutto, credo.
fammi anche questo che potrebbe servire. E la lancia, la lancia, è vero, fammi una lancia, va. Come faccio? Come faccio a non farlo? Ah, mi serve fibra. Mi manca uno di fibra per la lancia, ma porca miseria. È stato. È stata quella scorreggia. Ho sentito una puzza intergalattica, ragazzi. È stata. Sono ancora sovraccarico? Ma stai scherzando? Appiantala. Appiantala, per favore. Inventario. Sì, sto problema di grafica, se sapete come risolverlo, fatemi sapere nei commenti, perché per me non ha senso. No, ho fatto due impalcature. Maledizione, ho sbagliato. Vabbè, l'altra... L'altra non so. Facciamo un'altra. Facciamo un'altra entrata, va. Facciamo così. Facciamo due porte. Non, va benissimo, va benissimo. Io non spreco niente. Facciamo due porte. È meglio. Uno. Ok. Abbiamo una casa di paglia, raga. Va benissimo. È un buon inizio. È un inizio molto nobile. Una casa piuttosto umile, ma uno spirito nobile che la abita. Quindi è quel che conta alla fin fine. Vediamo. Sono ancora sovraccarico. Ah no, semplicemente non posso correre perché sono ciccione. Ho troppa roba addosso. Ok, che cosa mi serve qui? Vabbè, legna ne ho abbastanza, quindi mi serve paglia. Mi serve tanta paglia. Ok, credo di averne abbastanza. Mi serve anche della fibra. Dammi qua la fibra, zio. Dammi tutta la fibra che hai. Dammi tutta la fibra che hai, se no ti buco. Hai visto quei dinosauri di prima che fine hanno fatto? Dammi tutta la paglia che hai, maledetto. Io vi dico che non morirò mai più. Ho imparato dalla mia scorsa lezione e non morirò mai più in questo gioco. Basta. Questa è stata l'ultima morte che avete visto sul mio canale, su Ark Survival Evolved. È l'ultima morte che avete visto. Quindi adesso. Poi scoprirò, adesso non voglio giocare con le opzioni solo per capire come cavolo mi tolgo questa cagata di effetto grafico che mi sta dando fastidio. Ma è solo quando apro l'inventario. Quindi non so se sia normale, ma credo di sì. No, metti qua, dov'è? 3. No, ma fa cagare di uno di altezza, ragazzi, perdonatemi, ma uno di altezza è orribile. Almeno due di altezza che è più bello. Cioè, dobbiamo anche essere un pochino umili, ma dobbiamo vederci qualcosa, cioè. Dobbiamo riuscire almeno a saltare dentro casa nostra. Non siamo mica dei... Non lo dico. Non siamo mica dei perdenti, eh? Non era quello che volevo dire, ma è la cosa più politica che posso dire, diciamo così. Allora fammi ancora fibra, ma hai rotto Zebedeus. Fibra ottica ovunque, tutti vogliono la fibra, voglio dire, anch'io voglio la fibra e sto andando con il modem del 69, eh. Fa schifo il mio modem, non prende niente, la massima velocità che riesco, come colpiscilo, è una cacchio di palma, cosa devi colpire? Sempre la violenza che pensi, Uga. Stai calmo, Uga. Stai bravo. Sempre a pensare alla violenza, Uga. Mamma mia, come sei cattivo. Ok, credo di avere abbastanza. La parte più importante è avere un rifugio, no? Dopotutto dovrò pur capire dove lasciare tutta la mia roba. Ma mi chiedo, non è che c'è qualcosa che ha a che fare con... Cosa? Solo 1% mi dai, ma è sprecatissima questa roba. Fammi danno da mischia, che è quel che conta alla fin fine. La finestra è quel che mi chiedo. Non c'è un modo per farsi una finestra? No. La finestra non serve. Però posso farmi una siringa per prelievi. Mi serve qualcosa per quando mi spacco le ginocchia, perché c'era tipo le ossa, no? Ah, posso farmi le armature, va bene, questa anche. Io ho sentito, chi è che vuole la violenza? Ah, l'attacco! All'arma bianca! Ci attaccano, frate! Mi ha rubato le bacche. Vieni qua, zio. Vieni qua! Vieni qua che ti piglio ad accettate. Guarda sto suino. Piccione maledetto. Vieni qua. Dove scappi, eh? Ti ho messo paura, eh? Scendi che ti faccio vedere io. Scendi che ti faccio vedere. Vieni qua. Bastardo. Scappato. No, mi sta solo girando in tondo. Tanto prima o poi vorrai attaccare. Io ti faccio vedere. Scendi. Ah! Ho cagato? È scritto che ho cagato. Il mio stronzetto. Veramente cago. No. Scendi giù. No, scappare. Ma mi provoca, poi scappa sto zio. Vedi che non mi ha messo paura. Ma veramente ho cagato di fronte a casa mia. Ti sembra a caso, Uga? Sei proprio una bestia, sei. Una bestia. Nient'altro. Non ti posso descrivere in altro modo. Sei una bestia. Allora, fammi altre mura. 2, 3, 4. Credo che bastino 4, no? 1, 2, 3, 4. Ottimo. 1, 2. E poi ci facciamo tutte le soffitte. Tutta la soffitta che ci serve. 3.
Mi dispiace solo di non avere le finestre. È una cosa piuttosto... Ancora craftando? Fermo. No, fermo! No, fermo! Annulla! 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 Vabbè, ci terremo queste mura. Che vi devo dire? Non volevo annullare! Scusami, fratello! Vai, metti questo. Piazzalo qui. Le mura. Come si fanno le mura? Le mura si fanno... 1, 2, 3, 4... Credo che me ne serviranno 5 alla fin fine. No, forse un po' di più. Forse un po' di più, però va bene. Iniziamo da qualche parte, va? Qualche conta. Devo ancora capire come posso farmi una cesta. 1. No, me ne bastano 5, mi sa. Sì, perché alla fin fine... Ma non è che... Io, geniale come sono, potevo mettermi un pavimento lì. Invece che farmi un altro muro. Allora, no, aspetta. Come posso... No, raccoglilo. No, 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 raccoglilo. Come posso raccoglierlo? No, volevo metterlo là sotto, però va bene che è così, dai. Ci serve un buco perché così almeno abbiamo della luce, va bene così. Quindi, mi piace, è stupendo. Posso cucinare la roba, quindi mettimi della carne. E come faccio a cuocere? Devo mettere anche la legna. Sì? Ah no. Premo semplicemente accendi. Ottimo. Sto cucinando la carne. Ragazzi miei, sono epico. Giusto? Funziona così? Non lo so. Poco da campo. No, non spegnerlo. Perché l'ha spento? Perché l'ha spento? Ah, no, ok. Perché c'era la legna come carburante. Quindi ci deve essere la legna. Interessante. E la carne come si cucina? Devo premere così? No. Devo fare così, per forza, sicuramente. Mi sta attaccando la casa? Dite che può attaccarmi la casa quella creatura? Infida. Malefica? No. Ha attaccato qualcos'altro e non ero io. Hai fatto bene perché se mi fai arrabbiare sono guai, eh. Perché l'hai spento? No! Dio mio. Vieni premuto per più opzioni. No. Non distruggi! Come indago? Ma che cacchio faccio a indagare, ragazzi? Inventario devo aprire? No. Mi fai indagare al fuoco. Oh, madonna mia. Che cacchio devo fare? Non riesco... Come cavolo si cucina in sto gioco? Tieni premuto per più opzioni. Accedi all'inventario, ce l'ho. Oh, carne cucinata, alla grande. Mangia. No, 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 mangia. Mangia tutto quello che hai. Che ho fatto? Posso fischiare? Sembrava un piccione addomesticato da come ho fatto. Mangia. L'ha mangiata? L'ho mangiata. Credo, ho premuto 3, però apparentemente l'ha mangiata. Quanto mi ha dato? No! Accendi l'inventario. Ok. Carne bruciata? No, carbonella, ok. Mi stavo già arrabbiando, eh. Non mi bruciare la carne, non usare. Ok. Questa roba mi dà esperienza? Aspetta. Inventario. Mangia. Consuma. L'ho mangiata. Ok. Non avevo altra carne? No, non ne avevo altra. Pietra risorsa. Sono a posto? No, ancora fa... Ma quanto cacchio mangi, zio? Questo sta attaccando ancora gente e roba. No, l'ho droppata, credo. Dove cacchio è finita la mia carne? Non capisco niente. Devo imparare ad inventare su sto gioco, eh. Consuma. Consuma e... Non so dove sia finita la carne, perché apparentemente l'ho droppata da qualche parte, non so dove. Vabbè, accedi l'inventario. Mettila qui. Non me la vuol raccogliere. Ho ottenuto carne cotta, però apparentemente l'ha droppata. Ah, è finita lì nell'inventario rapido, maledizione. Ok. Ora siamo pieni, mi piace. Ora siamo pieni, in salute, energici, un po' disidratati, ma diciamo stiamo andando bene. Quindi vediamo cos'altro possiamo sbloccare. Ma questa mi servirà sicuramente. Possiamo anche spegnere, credo, il fuoco, non ci servirà più. Ma una cosa che ci servirà sicuramente è sbloccare una cesta da qualche parte. Ci sarà, no? Scatola. Credo che serva questa. Ok. E la scatola si crafta con... legna, sterpaglia e tutto quello che vuoi. Tutta roba che no. Insomma. Allora, esci. Taglia un po' di legna. Taglia un po' di legna, Uga. Vai. Ok, legna ne abbiamo. E ci serve la fibra adesso. La fibra. Ok, ecco qua tanta fibra. Tanta fibra, ragazzi. Prendi tutta la fibra che c'è, ragazzo. Tutta, ci servirà tutta. Uga, prende fibra. Uga, usa fibra. Uga, apre scatola. Uga, costruisce letto. Uga, dorme. È stupendo.
Ragazzi, io mi devo fare una fionda per sto piccione, perché veramente mi sta disturbando troppo. Mi sta disturbando troppo la sua presenza. In ogni caso, adesso dovrei essere in grado di farmi una scatola. Per il letto mi serve della pelle, quindi dovrò uccidere qualcosa per questo. Però ho delle scatole e questo va benissimo. Non ho più legna per un'altra scatola, ma non importa più. Prendi qua, 5, mettila qui la scatola. Così. Adesso accedi all'inventario e metti tutto quello che abbiamo, seme del limonedro. Quindi posso anche coltivare in sto gioco. Non mi aspetterei di meno da un gioco così. No, no, sembra avere tutto in realtà, Questo non so cosa mi serve. Cioè, in realtà mi sembrano dei dinosauri che posso forspawnare perché credo di aver comprato la versione completa del gioco che mi dà troppi vantaggi. Io non voglio dei vantaggi iniziali. Io devo soffrire come un cane, come tutti i vari giocatori hanno sofferto giocando all'inizio. Non credo che barare. Sì, questa sembra una bacca consumabile. Le altre sembrano velenose, questa sembra consumabile, senza problemi. Ok, ho questi muri che mi stanno dando un po' di problemi. Prendi la pietra, lascia i muri, che sicuramente non mi serviranno. Prendi la pelle. E dovrei essere a posto anche col peso adesso, no? Ottimo! Adesso direi che abbiamo costruito una base, ragazzi. Abbiamo eliminato dei nemici. Siamo morti una volta. Abbiamo affrontato dei piccioni malefici. E abbiamo conosciuto la tartaruga più spinosa del mondo. Spero vi sia piaciuta la puntata, perché per ora ci fermiamo qui. Mi auguro di vedervi nella prossima. Non dimenticate che siete migliori. E vi auguro il meglio. Bella bella.